Oggi ne sono arrivati altri. Ancora altri oltre a quelli che già c'erano? È arrivato il pullman dentro. Questa è la caserma Serena, alla periferia di Treviso. Ci sono decine di profughi che stanno entrando, probabilmente in quel punto c'è una registrazione. Da quanti giorni siete qui? Maybe one month here. Da un mese, anche lei? One month. Ve li ricordate i 101 profughi della rivolta di Quinto di Treviso, quelli che sono stati spostati dagli appartamenti? Ecco, sono stati portati qui e la società che gestiva quegli appartamenti è la stessa che gestisce la caserma Serena. In questo momento ce ne sono quasi 400, 300 in più dei 120 che erano arrivati all'inizio, ai primi giorni di luglio. Proviamo ad entrare. Possiamo parlare con qualcuno? Non per entrare nessuno, scusate. Però. Ah, beh, però lei ci può raccontare qualcosa. Sì, adesso... Ah, fuori. Ma lei comunque fa parte dell'organizzazione, è il coordinatore qui? Assolutamente. E lei è il coordinatore? Sì, assolutamente. Ma lei torna poi? Certo. La porta viene aperta e chiusa solo per far entrare e uscire i profughi, ma per noi resta chiusa. E il signore che si era qualificato come organizzatore o quantomeno responsabile non si è più fatto sentire né vedere. Forse il motivo per cui questo signore non vuole più parlarci è la polemica rovente scatenata dall'articolo comparso oggi sulla Tribuna di Treviso, che parla di business dell'emergenza, la convenzione per 120 profughi diventati 400 alla Serena. Ed eccolo l'articolo, un vero e proprio dossier che parte dal fatto che non è stato fatto alcun bando pubblico per affidare la caserma Serena alla società veneta che la gestisce, società veneta che era anche la proprietaria degli appartamenti di Quinto. Ma poi il 13 luglio c'è stato un accordo tra questa società ed un'altra toscana che invece si occupa di dar da mangiare e offrire assistenza medica ai profughi. E allora la domanda è: come mai è stata ceduta la Serena in utilizzo senza che venga corrisposto alcun importo al demanio che ne è il reale proprietario? Insomma, un affare che oggi vale 1 milione di euro al mese.